so. Non parlare. Che cos'è? Non lo so. Silenzio! Non vi muovete. Potrebbe non essere lui. No, non lo so. State calme. Non vi muovete. Berge! Perché non potevi aspettare domani mattina? Ti ho detto che non era sicuro! Berge, apri questa porta! Mi sono fidato di te. E hai rovinato tutto. Apri questa maledetta porta, Berge! 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 Calmati! C'è qualcuno? Stavamo provando a parlarti. Da quanto tempo sono qui dentro? Un giorno, forse. Oh, un giorno? Perché non mi avete risposto quando vi ho chiamati la prima volta? A volte se la prende con noi, quando è di cattivo umore. Quando è così arrabbiato è meglio fare silenzio. Conoscete questo edificio, no? Come è strutturato? Non serve provare a scappare. È pieno di trappole esplosive. Di solito ogni quanto viene qui. Il meno possibile. Non gli piace vederci. Celeste e io facevamo i ricercatori con Virgil. Scrivevamo gli articoli. Io spazzavo i pavimenti. Ci aiutava tanto. Avevate una vita qui, vi conoscevate? Sì. Eravamo amici di Virgil. Che cosa è andato storto? I dispersi arrivavano con le barche, ci trovavano qui e li accoglievamo. Tutti quanti. Una notte la situazione è degenerata. Il cibo era poco. È scoppiata una rissa per le razioni e... Qualcuno ha preso un coltello e un nuovo arrivato è morto. Virgil è arrivato tardi. Era nel panico. Ha detto che dovevamo chiudere le porte. Non lo sapeva. Virgil non lo sapeva. Non sapeva cosa? Che sua moglie e i suoi figli erano dentro. È impazzito. Non è più lui. Noi siamo qui dentro da allora. Tu stai bene? Starò bene. Non resterò qui a lungo. Devi riposare. Mangia qualcosa, il cibo non è male. Risparmia le forze. Non puoi ucciderlo se non hai forze. Non ci hai detto come ti chiami? Michonne.